Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Apple Videoblog. Bene, la mia breve vacanza è finita e sono qua ritornato alla mia solita routine e anche al mio solito Apple Videoblog, anzi al nostro Apple Videoblog. Ho qualche piccola idea per rendere questo nostro videoblog sempre utile e interessante come luogo in cui trovare consigli e suggerimenti sia per i neofiti sia per i più esperti. Naturalmente queste piccole idee ve le dirò prossimamente, magari potrei anche cambiarle se succede qualcosa, comunque ve le dirò. E partiamo subito dal ritorno di queste vacanze con un nuovo episodio, appunto il 91esimo. In questo episodio cosa vedremo? Beh, in questo episodio parleremo di Keynote. Infatti, dopo aver visto un po' l'interfaccia, cosa rendere visibile o meno e personalizzare appunto l'interfaccia. In questo episodio vediamo come aggiungere e gestire le diapositive. Prima di cominciare però vi faccio un piccolo discorso utile soprattutto a voi. Keynote ha molti temi. E questo perché? Perché il lavoro con Keynote si può suddividere in due parti, quello relativo ai contenuti e quello all'aspetto grafico. Per i meno esperti, l'aspetto grafico può risultare un po' complesso da gestire. Quindi, con i temi di Keynote, temi che si compongono di sfondi, elementi grafici, formattazioni del testo molto diverse e simpatiche, i neofiti possono concentrarsi maggiormente sui contenuti piuttosto che sull'aspetto grafico, che rimane comunque meraviglioso. Mentre i più esperti, partendo per esempio da un tema bianco, possono gestire meglio entrambi. Quindi, dopo questo breve discorso, partiamo subito con il tutorial di oggi. Eccoci qua. Allora, vedete subito che la scrivania, anzi l'aspetto grafico della scrivania, è leggermente modificata, appunto per renderlo più consono al nostro videoblog. Fatemi sapere se con questo aspetto può piacere renderlo più simpatico. Bene, ma riprendiamo allora il nostro discorso. Quindi il tutorial su Keynote. Apriamo innanzitutto Keynote. E scegliamo subito uno dei temi disponibili. Per esempio, io scelgo Armonia, questo qua, eccolo qua. E qua si apre appunto la nostra usuale interfaccia. Beh, abbiamo già visto com'è composta, il panel di impostazioni e tanto altro, quindi non ci dilunghiamo. Ma vediamo oggi come aggiungere e modificare le diapositive. Allora, appena scegliete un tema, nell'elenco delle diapositive è già aggiunta una diapositiva. Solitamente è la diapositiva master relativa al titolo della presentazione. I master cosa sono? I master offrono una gamma di diversi impaginati già preimpostati. Per esempio un paginato relativo ai punti elenco, oppure se c'è nella diapositiva un'immagine, c'è un master apposito, e così via. Ma li vedremo tra pochissimo. Allora, stavo dicendo che avete già subito una diapositiva master, cioè quella relativa al titolo principale della presentazione. Naturalmente, ogni diapositiva ha le caselle di testo, perché Keynote lavora con le caselle di testo. Per modificare una casella di testo, semplicemente basta fare doppio clic, così, e inserite il titolo. Oppure, qua sotto, nel titolo, per inserire un sottotitolo. Insomma, questo è un elemento della presentazione che sta a voi, quello dei contenuti, di cui comunque riparleremo in un altro tutorial. Vediamo allora come aggiungere le diapositive, perché possiamo aggiungere varie diapositive con diversi master. Semplicemente per aggiungere una diapositiva basta andare nella barra degli strumenti, proprio nel primo strumento, primo pulsante nuova, vedete, eccolo qua. Basterà cliccarlo e vedete che nell'elenco delle diapositive, qua lateralmente, si è aggiunta una nuova diapositiva, sempre con l'aspetto grafico del tema che avete scelto. E questa è una diapositiva questa è una diapositiva che ha una casella di testo per un paragrafo e anche poi un punto elenco, magari per alcuni punti fondamentali di un discorso o di tanto altro. Questo è un altro tipo di master. Vediamo allora come modificare i master, perché ad alcuni di voi, per esempio, questa impaginazione non potrebbe piacere. Allora, come modificare l'impaginazione di questa diapositiva?
o lo fate manualmente, quindi eliminando tutto e aggiungendo poi, oppure basterà semplicemente andare nella barra degli strumenti, nello strumento master, vedete, se cliccate appare il menu pop-up in cui vedete tutte i master relativi alle diapositive. Vedete, sono proprio delle impaginazioni differenti a seconda delle varie, possiamo dire, tipologie di discorso, di contenuto che vogliamo inserire. Per esempio abbiamo un titolo e punto elenco, oppure abbiamo un titolo e punto elenco a due colonne, oppure un modello vuoto, o anche una foto orizzontale, una foto verticale, oppure titolo, punto elenco e foto. Per esempio, vediamo questo. Vedete che abbiamo un titolo, magari per il titolo di un contenuto, il punto elenco per i punti del contenuto e anche lo spazio per una foto, appunto questa immagine segnaposto, per aggiungere una fotografia. Quindi vedete che i master sono tanti e diversi e cambiano a seconda del modello prescelto. Possiamo poi aggiungere un'altra diapositiva ancora, sempre con nuova diapositiva. Eccolo qua, vedete la nuova diapositiva prende il master dalla diapositiva precedente, ma come vi ho appena fatto vedere, potete sempre modificarlo sempre da master e aggiungere un nuovo master, per esempio titolo e punto elenco a due colonne. Così, vedete? Molto molto bello. Una volta che avete scelto il master per le varie diapositive, potete modificarne anche l'ordine. Come? Molto semplicemente, come ho fatto anche vedere con Keynote per iPad. Basterà prendere la diapositiva e poi spostarla in alto, in basso, insomma dove volete, per esempio qua in mezzo. Eccolo qua che avete modificato l'ordine delle diapositive. Prendiamo per esempio l'ultima e la spostiamo in cima, proprio come prima diapositiva. Eccolo qua che noi abbiamo modificato l'ordine delle diapositive. Anche questo molto utile. Ma se volete avere dei gruppi di diapositive per gestire meglio, per esempio, i contenuti, questo solo da un aspetto, solo da un punto di vista organizzativo, potete anche creare dei gruppi di diapositive, come molto semplice. Prendete per esempio una diapositiva, per esempio prendiamo la seconda, e vogliamo creare un gruppo partendo dalla prima diapositiva. Prendete la diapositiva e la spostate, vedete, leggermente verso l'area di lavoro. Così. Vedete che appare in alto questa barra sottile azzurra e questa freccettina lievemente rientrata rispetto alla diapositiva sopra. Se lo lasciate, ecco qua che avete creato un gruppo di diapositive. Anche questo molto utile. E poi potete prendere, per esempio, la terza e rimetterla qua sotto. Se poi la ritirate, appunto, con la freccettina, vedete, avete creato, come ho detto, il gruppo di diapositive. E ripeto, questo solo da un aspetto visivo, organizzativo, non cambia durante la presentazione. Questo è utile soprattutto per esempio se abbiamo vari argomenti per quella diapositiva, per esempio abbiamo una diapositiva su magari l'azienda, allora abbiamo le entrate dell'azienda con varie diapositive, possiamo creare un gruppo relativamente all'argomento entrate oppure all'uscita dell'azienda, allora potete creare un gruppo di diapositive relative all'uscita dell'azienda, insomma questo genere di organizzazione. Prima di concludere, vi voglio insegnare anche un'altra cosa molto simpatica. Perché voi con i temi in Keynote potete sperimentare. Cioè non siete legati a creare una presentazione sempre con quel tema. Potete modificare tema a varie diapositive. Molto semplice. Vi faccio vedere. Selezionate per esempio una diapositiva, questa qua. Mi piace sì la prima diapositiva con questo tema, ma la seconda non mi piace. Voglio cambiare tema. E allora come fare? Se avete bisogno di creare una nuova presentazione, si può andare nel pulsante temi, vedete, scegliere un nuovo tema, per esempio lavagna, questo qua, ed ecco qua che il master di questa diapositiva cambia relativamente a quel tema che avete scelto. E così voi potete sempre, sempre sperimentare. Poi vi insegno anche un altro trucco. Allora, abbiamo parlato delle diapositive master. Mettiamo ad esempio che a voi non piace l'organizzazione degli elementi di questa diapositiva master, ma non solo in questo momento, ma sempre. E volete cambiare appunto la disposizione permanente degli elementi. Modificarlo ogni volta potrebbe risultare un po' scomodo, ma c'è un modo per modificare il master effettivo della diapositiva. Come fare?
andate nel menu vista che abbiamo già visto. Cliccate su mostra diapositive master e dalla colonna delle diapositive master scegliete la diapositiva di cui volete modificare il master. Per esempio, titolo, punto elenco e foto. Eccolo qua. Come potete vedere, questi sono gli elementi che compongono la diapositiva master, il master di base. Ora non mi resta che modificare gli elementi. Per esempio, possiamo spostare questa casella di testo così, magari un po' più a sinistra, e ce ne andiamo a vedere poi nelle nostre diapositive. Eccolo qua, vedete che la casella di testo è spostata, ma lo sarà sempre per le varie diapositive che aggiungete con quel master. Bene, per questo tutorial abbiamo finito. Se avete sempre dubbi o chiarimenti, potete sempre ridomandarmi.